cari fratelli e sorelle, tanto amati dal Signore che vi accoglie nel suo cuore. Grazie a voi e pace da Dio Padre nostro e dal Signore nostro Gesù Cristo. E buongiorno da parte di Don Umberto. E diciamo insieme, siano lodati i Sacri Cuori di Gesù, Maria e Giuseppe, ora e sempre. Ecco la parola di vita per oggi. Nel mio nome scacceranno i demoni. In questa festa della conversione di San Paolo, ricordiamo che questo santo, credendo in Gesù, ha cambiato vita, tanto da dire: non sono più io che vivo, ma Gesù vive in me. Ha annunciato il suo nome in modo franco e sicuro, e col suo esempio ha aiutato molti a vivere uniti a lui, vincendo gli spiriti di divisione, di gelosia, di invidia, di vanità e di impurità. Vieni, Spirito Santo, tu ci aiuti a vivere secondo il cuore di Gesù, per essere un cuore solo e un'anima sola, così che il mondo creda. Signore Gesù Cristo, nel tuo nome santo e potente, donaci la forza di scacciare i demoni da noi e dalla faccia della terra. Ed ora accogli con fede la benedizione del Signore. Nella Divina Volontà, benedico il tuo spirito, l'anima e il corpo, benedico la mente, il cuore e la volontà. Benedico tutto ciò che ti circonda, il fuoco, l'aria e l'acqua per purificarle, benedico il cibo perché sia per te come nutrimento sano per il corpo e la mente. Benedico le medicine che prenderai come dalle mani di Dio per darti salute. Benedico la casa, la famiglia e i figli. Benedico i tuoi cari vivi e defunti, la macchina, il posto di lavoro e la scuola. Ti benedico per aiutarti, ti benedico per difenderti, ti benedico per consolarti e perdonarti, ti benedico per farti santo. Questa benedizione, nel nome del Padre, comunichi in prima nella tua volontà il sigillo della sua potenza, restituendola sovrana di tutto. Nel nome del Figlio Gesù, comunichi in prima nel tuo intelletto il sigillo della sua sapienza. Nel nome dello Spirito Santo, comunichi in prima nella tua memoria il sigillo del suo amore. Ti siano restituite le forze dell'anima e del corpo. Sii risanato ogni infermità spirituale e corporale, e arricchita e abbellita di ogni bene e virtù sia la tua anima. E per intercessione la Beata sempre Vergine Maria, Madre e Regina della Divina Volontà, ti benedica Dio Onnipotente il Padre, e il Figlio e lo Spirito Santo. Lodiamo il Signore perché è buono, eterna, infinita, meravigliosa è la sua misericordia per noi. Ed ora ascolta Gesù, che parla al tuo cuore e ti dice: anima cara, offrimi anche i respiri, non solamente quelli del corpo, ma il flusso dei pensieri della tua anima. Sembra poco, ma è tutta la vita. Oh mia piccola creatura, stringi ogni giorno i nodi che ci uniscono. Sii la mia felice prigioniera. Cari fratelli e sorelle a tutti voi, pace e felicità nella Divina Volontà. Fiat semper. Ave Maria, prega per noi, poveri peccatori, ma figli tuoi. E grazie di esistere perché sei un dono di Dio. Cari fratelli e sorelle, questa sera alle ore 20:30, in presenza al Cenacolo di Schio e in diretta sul nostro canale con Don Umberto, reciteremo il Santo Rosario di guarigione e adoreremo Gesù Eucaristico. Pregheremo per i nostri fratelli ammalati e per tutte le vostre intenzioni. Vi aspettiamo questa sera, ore 20:30. Grazie, siano lodati Gesù, Giuseppe e Maria.